Chi svela? I genitori che l'hanno fatta. Che possono passare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro. Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Una volta si usavano fare di più le icone ai crocifissi delle strade, nelle campagne, ed erano il segno di una civiltà cristiana. Poi la civiltà non è più cristiana e quindi giustamente non si sanno. Invece adesso noi, facendo queste cose qui, riprendiamo. Vabbè che noi nel paese, grazie a Dio, ne abbiamo diverse di immagini, ma questo sono il segno che una civiltà è cristiana, perché nei luoghi di passaggio, nei luoghi più importanti, nei luoghi dove venivano poste queste immagini per ricordare a tutti la devozione alla Madonna, la devozione al Santo Patrono, eccetera, all'angelo, ai morti, il Calvario, eccetera, ma per ricordare a tutti che prima di tutto siamo cristiani. È vero che è un monumento alla Madonna, no? Alla Madonna del Carmine. Ma il monumento reale deve essere la nostra vita, che deve diventare un monumento vivente a Cristo Gesù. Quel monumento che si testimonia e si manifesta attraverso una fede coerente, che è basata sull'integrità del nostro battesimo, sulla testimonianza della vita cristiana, sulla celebrazione dei sacramenti e sulla pratica, ossia vita vissuta quotidiana ogni giorno, delle tre virtù teologali, della fede, della speranza e della carità. Ecco, ringraziamo quelli che si sono impegnati e chiediamo sempre alla Madonna che benedica e protegga ciascuno di noi, le nostre famiglie, il nostro paese e tutti quelli che si professano cristiani. Facciamo un canto alla Madonna e poi la benedizione. Mira il tuo cuore, la Signora. Nel nome del Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Il Signore sia con voi. Preghiamo. Benedici aspergias me domini sopra et mundabor, ma vabbis me super nivem de al babbor. Amen. Benedice il Signore questa immagine e fa che coloro che la incontreranno si professino sempre cristiani e devoti della Vergine Maria. E mentre benediciamo la Madonna, certamente chiediamo alla Madonna che ci benedica. Il Signore sia con voi, e benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Diamo grazie a Dio. Aspergersi me. Festeggiate in pace.
usavo non. Per le sue con le figlie. Ma no,